L'interpretazione in chiave omosessuale di Sì viaggiare di Lucio Battisti, leggendo anche le immagini legate a Quel gran genio del mio amico, apre la porta a una lettura particolarmente suggestiva e audace del testo. Questa chiave di lettura non solo fa emergere il viaggio come metafora dell'accettazione di sé, ma anche l'intimità e il desiderio che possono essere associati all'omosessualità attraverso riferimenti sottili e potenti. Analizziamo dunque questi elementi, mettendo in risalto i riferimenti all'atto sessuale e ai legami tra persone dello stesso sesso. Quel gran genio del mio amico con un cacciavite in mano fa miracoli. In questo verso, l'idea di un amico geniale con un cacciavite è una metafora potente e visiva. In chiave omosessuale, il cacciavite può essere interpretato come un simbolo fallico e l'abilità dell'amico nel fare miracoli diventa un'allusione all'intimità tra due uomini, in cui il talento e l'abilità manuale assumono una connotazione sessuale. L'amico, rappresentato come figura di supporto e complicità, è colui che sa gestire queste situazioni con destrezza. Pulirebbe forse il filtro soffiandoci un po'. Questa immagine può essere interpretata come un riferimento sessuale, dove pulire il filtro e soffiandoci un po' richiamano allusioni legate alla stimolazione fisica e al desiderio. Il filtro potrebbe rappresentare metaforicamente un blocco emotivo o fisico che viene superato attraverso un atto di intimità, e l'idea del soffio evoca un gesto delicato e allo stesso tempo profondamente erotico. Ti regolerebbe il minimo alzandolo un po'. Qui la regolazione del minimo con alzandolo un po' diventa un'evidente allusione all'erezione e alla capacità dell'amico di stimolare fisicamente il soggetto. L'immagine del minimo che viene regolato inizia a suggerire la graduale intensificazione dell'atto sessuale collegato all'eccitazione crescente. Questo alzare un po' introduce chiaramente il concetto dell'erezione come parte integrante dell'intimità tra uomini. Così forte no, ti farebbe viaggiare. L'espressione così forte no suggerisce che non ci si deve spingere oltre un certo limite in riferimento all'intensità dell'atto sessuale. Ti farebbe viaggiare è un'espressione metaforica che si collega all'idea del piacere fisico, all'evasione e alla libertà che derivano dall'intimità e dal desiderio appagato. Il viaggiare diventa quindi una metafora del raggiungimento del piacere sessuale, un viaggio fisico e sensoriale condiviso. Con le mani sporche d'olio. In chiave omosessuale, questa immagine assume una connotazione fortemente fisica e sensuale. Le mani sporche d'olio possono essere lette come un riferimento al liquido seminale, un elemento che richiama sia l'intimità fisica che il piacere. Il contatto fisico tra due uomini, descritto in questo modo, viene reso più terreno e concreto, richiamando l'immagine dell'atto sessuale come un'esperienza vissuta nel corpo, con tutti i suoi segni tangibili. Rallentando per poi accelerare. Questo verso, già menzionato, in questo contesto prende una sfumatura decisamente erotica. Il rallentamento e l'accelerazione rappresentano i ritmi dell'atto sessuale, dove l'alternanza tra momenti più lenti e più intensi crea un gioco di sensazioni e desiderio. La dinamica tra queste due velocità esprime perfettamente il crescere del piacere fisico, che culmina in un'esperienza piena e appagante. Ovviamente trattasi di una liberissima interpretazione in una chiave diversa dal solito, è possibile che queste coincidenze siano del tutto casuali e lontane dalle intenzioni di Mogol Battisti. E voi cosa ne pensate? Fatemi sapere in un commento.